Ciao, oggi siamo a Guardia Piemontese, una giornata splendida con la compagnia BA17 e stiamo vivendo quello che è un po' la storia che poi andremo a raccontare nel nostro spettacolo, che sarà soltanto un epilogo di tutto questo, è la storia della Calabria. In questo momento siamo qui, in questo posto valdese direi, abbiamo conosciuto un personaggio tipico del posto che ci ha regalato delle emozioni infinite. Lui produce il formaggio, alleva le sue capre, ma è anche un artista, scrive libri, suona musica, la scrive lui, compone. Ci ha accolto a braccia aperte dentro la sua casa, nel suo laboratorio, dove abbiamo potuto ascoltare quella che è la musica occitana. Mi state prendendo per il culo. Scusate il disturbo di prima, ma questa è la nostra compagnia. Una massa di pazzi. Pazzi, perché per fare questo bisogna essere pazzi. Ecco qui la nostra ballerina coreografa che si sta preparando. Cosa ci vuoi raccontare di questa giornata di oggi? Non vuoi dire niente? Non c'è niente che ti ha colpito, qualcosa che ti è rimasto impresso, che ti è piaciuto, che, dalla quale hai potuto prendere un'ispirazione da portare con te su quelle tavole di palcoscenico? Il luogo è molto molto suggestivo, è il fatto di aver incontrato Domenico. Cosa? Sì, no, è importante dire cosa, capito? Il fatto di aver incontrato Domenico ci ha fatto entrare molto di più nella Domenico, lingua. Ecco, Domenico. Chi è Domenico? Un pastore. Parla. E io sto seguendo a lei. Lei, ecco, chi è lei? Vi presentiamo subito la nostra Silvana, coreografa, costumista, scenografa, tutto fare, detta Spartaco. Detto Bob. Spartaco. Scusa, io a questo punto io voglio presentarvi una parte attiva della compagnia. Che onestamente ci stordisce sempre. Ecco, Rafael, il nostro ballerino. Come la vedi? Alla bocca della voce. No, bello. Mi piace. Sì, davvero. Molto credibile, molto credibile il nostro ballerino. Ha detto. Un vocabolario di due parole. Ma vogliamo iniziare il nostro pubblico con un passo di musica? Passo di musica. Venite con me. Vi porto in un altro mondo che fa sempre parte del nostro spettacolo, la nostra cantante. Che adesso ci intonerà subito una canzone che si chiama Se Cianto. De bande ma fenestro ya yunao se lung tutto l'anno è cianto, cianto sa ciansun. Se cianto che è giapponese. Dove siamo? Siamo a Guardia Piemontese. Che lingua si parla qui? L'occitano giapponese. L'occitano occidentale, diciamo, di parlare. Ma soprattutto, chi è la mente? Oltre che il braccio, il nostro regista e nonché autore, che andiamo subito a conoscere. Che cosa starà facendo? Perché usi il maschile? Perché l'occitano. Cosa starà facendo il nostro autore regista? No, si sta cercando di diventare un essere umano, zingara qual è. Sta diventando un essere umano. Vediamo se riuscirà nella sua opera. Vediamo se riuscirà. Grazie a Mamè, la nostra amata Calabria. Già gli occhi prendono fuori. Oh, ma che mi vuole il naso, mi stai riprendendo. Può truccare gli altri, ma non se stessa, perché quando toglie gli occhiali è finita. Ecco perché i marinai si schiantano, perché lei come faro proprio non funziona. Ecco. Ma soprattutto, però, prima di salutarvi, chiudiamo e ci facciamo il vino di Mamè. Vi facciamo salutare per chiudere dal nostro pilastro della Massicogna. nonché il tutto pare risolvi i problemi. Un saluto. E saluti da Eta Beta. La prossima volta che andate a mangiare, mi raccomando, due sacchi di buste di plastica per fare, perché è molto.
Cominciamo alle 8 e finiamo alle 8 di sera. È proprio uno spettacolo solo mangiare. Grazie a tutti, ciao, ci vediamo alla prossima. La pazza di pellicca ci mangia e ci stendiccia.